è arrivato il carico. Oggi Roma è nostra. Pablo ha cominciato come tutti qui a Roma, vendendo rose e scattando foto al centro con Polaroid che non sono Polaroid. Ombrelli fuori le metro nei giorni di pioggia, ma soprattutto facendo una cosa fondamentale. Rompere sempre il cazzo a tutti i turisti della capitale. È andata così oggi. No, grazie, no. Dai, amico, lei è bella ragazza. Oh, guarda che è mia sorella. Sono la sorella. Amico, non c'è lavoro, dai solo 2 euro. Oh, hai rotto il cazzo, levati dai coglioni. La sua è diventata ben presto un'ascesa in tutto il territorio romano. Da che era un bangladino da 2 euro a rosa, è riuscito a imporsi nella capitale. Meglio della banda della Magliana. Meglio di Mafia Capitale. Sono anni che siamo sulle sue tracce. Hai in mano tutta Roma. Sono anni che siamo sulle tracce di Pablo Escobar Bangla. Possibile che non riusciamo a fermare questa ascesa? E che vuoi, amico mio? Prima il commercio delle rose, poi gli ombrelli. Adesso è diventato il birra trafficante più spietato di tutti i tempi. Ma che stai facendo? Buon sorso. Ma che cazzo stai a fare? Quella di Pablo Escobar, la mannaccia, la miseria. Roma ormai è sull'orlo dell'ubriacatezza più totale. I ragazzi romani di nascosto la notte corrono da lui. In cerca della nuova droga. Birretta a 1 euro. Questa base ci serve per via quello che si vogliono via a tutti. Ma perché? Ma che se uno via a tutti? Roma? Secondo me sta a fare un po' troppo il libanese a Bangla. Chico di puta! Ti ammazzo a te, tuo padre, tua madre, tuo fratello, tua sorella, tuo zio, tua zia, tuo nonno, tua nonna, il tuo portiere di casa, tuo dog sitter! Ma mi socera, no. Ma due schioppettate, mica che so chiedere chissà che a Bangla. Io non sono Bangla, sono Pablo Escobangla. C'è sta uno da Bangla, da banda, che se sta a mettere contro Pablo. Marco, guarda. Guarda uno, guarda due, guarda tre. Marco, guarda. Non pensavo che ti rimessi a spingere il birretto sotto banco. Io sono Pablo, esigo rispetto. Virginia. Sì? Deve venire con noi. Cosa volete? Pablo. C'è qualcosa tra voi? Chiedete ai vostri amici della CIA, Centro Italiano Alcolisti. Vedrà la sua stessa fine quando lui andrà in hangover. Cosa mi proponete? Pronto, amore? Ci sei? Lo so che siete lì fuori ad ascoltare. Come fai a dar retta a quel branco di astemi di merda? Alla DEA, Dipartimento Ex Alcolizzati. Vi ubriacherò tutti e conserverò una birretta speciale da farvi tracannare finché non morirete. Mi avete sentito, sobri di merda?